Scusi, cercavo... Cucciolino Antonio! Presidente! No, rilassati. Sono solo venuto a prendere mia figlia. Ah, certo, si accomodi. Le faccio strada. Prego. Scusi, presidente, ma la cravatta è d'obbligo. Certo. Grazie, presidente. Pensavo che... erano per te. Oh, non è cambiato proprio niente qua, eh? Qui ha lasciato un gran ricordo, presidente. Come la peperonata che mi regali a Natale. Buonissima, ma me la ricordo fino a Pasqua. Troppo buono, presidente. Non era un complimento. Bentornato, presidente. Orsetta. Che fa? Come che faccio? Mi sorridi, dici bentornato, pensavo che... Articolo 22 del protocollo. Un presidente emerito della Repubblica in visita deve sentirsi come a casa sua. A parte che a casa mia nessuno mi dà del lei. E comunque, per il futuro, la pregherei di non abbracciarmi in presenza di... di? Chi è? Non si preoccupi, dottoressa. Come fa a riconoscermi? Il presidente della Repubblica in carica. Ah, mi sembrava di averlo già visto. Ah, collega, è forte Janice, ti trovi bene. Oh, non ti abituare che fra un po' te la porto via. Complimenti comunque, Oh, scusa, te la porto via un attimo. No, ex presidente, il presidente ha molto da fare. Ah, sì? Orsetta, ti prego. Sei stata via 3 mesi. 3 minuti me li dedichi? Ti aspetto in biblioteca. Sono per te. Peppino? Janice, sono venuto per dirti le due parole che ogni donna vorrebbe sentirsi dire. Hai ragione. È vero che non ti ascoltavo. È vero che ti ho rinchiuso per 8 anni in una palla di vetro con la neve, ma ora sono cambiato. E per te sono pronto a rinchiudermi per altri 8 anni in una palla di smog, monnezza e buche. Sono disposto a venire a Roma. Cerchiamo casa dove c'è più traffico, dove non passano i mezzi pubblici, oppure bruciano. Ci tieni alla forma? Vengo a letto con la cravatta. Ti do del lei quando facciamo l'amore. Per te, Janice, sono pronto a tutto. Perché ti amo. E voglio riunire la nostra famiglia. Guarda come eravamo. E ascoltarti quando parli. Le tue parole mi colpiscono. Ti colpiscono? E allora attutiscimi ancora. Perché non mi hai attutito? Se ascolti devi farlo fino in fondo. Dicevo, le tue parole mi colpiscono perché non so cosa hai nella testa. Io ti ho lasciato e tu ti presenti qua e mi dici di tornare con te. Senza chiedermi come sto, sempre con questa euforia fuori luogo. E cerchi anche di baciarmi mentre sto lavorando davanti al presidente. Perché avete una storia? Beh, non sarebbe la prima volta. Chissà quanti presidenti. È meglio se non ci vediamo più io e te. Come? E Guevara? Esce alle 5. Ecco il permesso per la scuola. Per portarla a casa, parla con la mia segretaria.